In queste interviste che stiamo realizzando con il candidato al Consiglio regionale pugliese, l'avvocato Gian Domenico Pilolli, ricordiamolo candidato con Fratelli d'Italia, con Fitto presidente, abbiamo parlato così in maniera più generica di sviluppo economico e l'avvocato Pilolli, tra le varie direttrici appunto che permetterebbero, che consentirebbero lo sviluppo economico, ha parlato di agricoltura. Beh, ovviamente l'agricoltura è una risorsa che è propria della Puglia. La Puglia ha una natura rurale. Effettivamente da Vetrana fino a Ginusa abbiamo davvero un importante tessuto economico agricolo da tenere in debita considerazione. Io in questa campagna elettorale ho esercitato una forte azione di ascolto da parte degli agricoltori e continuo ad ascoltare decine e decine di essi che mi raccontano di un'agricoltura che ha bisogno davvero di essere aiutata, non tanto dal punto di vista della gestione economica, quanto dal punto di vista dell'affiancamento della politica all'agricoltura. Perché effettivamente, al di là di quello che è stato gli ultimi 5 anni di questa amministrazione regionale, che non è riuscita purtroppo a spendere i fondi che erano stati trasferiti dall'Europa alla Regione Puglia, non ha dato neanche la possibilità a questi agricoltori di essere ascoltati sulle vere problematiche. Io ho cercato di mettere attorno a me una squadra di tecnici, perché ovviamente non avendo le competenze specifiche, nessuno può avere competenze specifiche in agricoltura, in sanità, nel turismo, è necessario attorniarsi di tecnici che insieme a me hanno girato e continuano a girare in questi giorni per queste aziende, per poter riuscire a comprendere anche un'idea progettuale. Non basta lo slogan, non basta dire che è stata gestita male l'agricoltura, occorre dare anche fiducia a queste persone per il futuro e quindi bisogna raccontare e scrivere insieme a loro un breve programma di pochi punti e non un libro dei sogni, nel quale riuscire a dare loro la speranza di una ripresa economica in ambito agricolo. E così io sto cercando di elaborare un piano da presentare al Presidente Fitto e mi auguro, Presidente Fitto, oggi candidato come Presidente per la nostra coalizione, perché credo che questa provincia abbia bisogno proprio di questo, abbia bisogno di essere autorevoli sui tavoli regionali, proporre delle soluzioni che ovviamente anche nella nostra provincia sono differenti, la parte orientale ha delle determinate problematiche, e mi sono rivolto e ho ascoltato delle imprese agricole di quest'altro versante dove le problematiche necessariamente sono differenti. Certo è che questa gente ha bisogno di essere aiutata realmente con un piano di sviluppo agricolo e enogastronomico, attenzione, perché ovviamente l'enogastronomia nella nostra provincia può essere davvero un volano di ripresa della nostra economia. Pensiamo a tutti gli agriturismo e a tutte le attività collegate e a queste aziende che producono direttamente e vendono direttamente il loro prodotto. Queste aziende vanno aiutate, vanno eliminati o quantomeno ridotti i costi primari, perché ovviamente il raffronto con altri paesi europei che portano nel nostro territorio i loro prodotti con delle spese minori rendono una concorrenza davvero difficile tra le due realtà. L'agricoltura di questo territorio ha bisogno di ridurre i costi, soprattutto energetici e soprattutto dell'acqua, che è bene primario nell'agricoltura, vanno affiancati con dei seri interventi e soprattutto bisognerà riprendere il percorso di quei soldi che sono tornati in Europa e che invece bisogna riportare velocemente nella nostra regione e soprattutto riuscire a spenderli essendo a fianco proprio a questi agricoltori che possono essere davvero la forza vitale della ripresa della nostra economia.